Il GAL del Canavese è capofila del progetto Explore Lab. Gli altri partner di progetto sono il GAL di Lanzo Ceron de Casternone, l'Unité de Comune Val d'Autun del Gran Paradis, il Conseil Départemental della Savoie, il Sindacato Misto del Paese de Savoyard e in particolare la Comunità di Comuni del Lago de Ghibellette e la Comunità di Comuni Cor de Savoie. L'obiettivo del nostro progetto, al quale stiamo lavorando da 2 anni, è quello di promuovere una fruizione turistica sostenibile del patrimonio naturale e culturale del territorio trasfrontaliero interessato. Il nostro progetto prevede la creazione di sistemi e strumenti di fruizione innovativi e per tutti. L'iniziativa prevede inoltre attività dedicate ad operatori privati per la gestione e la promo commercializzazione online. Quando diciamo per tutti, vuol dire per tutti, quindi sostenibilità e accessibilità sono le parole chiave del nostro progetto. Sostenibilità perché il programma Alcotra vuole che i progetti siano sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale, ma che durino nel tempo. Sull'accessibilità invece volevo subito sganciare questo termine da quello che è l'idea normale che hanno le persone, che non è accessibile vuol dire per i disabili, ma vuol dire per tutti. Accessibile vuol dire accogliente, accessibile vuol dire dare la possibilità a tutti, giovani, anziani, atleti e non atleti, di fruire delle peculiarità del nostro territorio. Tra le attività che faremo è quella innanzitutto di mappare a 360 gradi tutte quelle che sono le attività turistiche, quindi gli operatori, i servizi e chi si occupa di turismo. Vorremmo creare dei percorsi di turismo accessibile e dolce. Faremo della promozione a livello nazionale e internazionale, cose molto importanti per i nostri territori, e lavoreremo in particolare anche sulla formazione degli operatori turistici. Formazione perché c'è molto bisogno di formazione, soprattutto per quanto riguarda l'accoglienza, ma anche l'uso di nuove tecnologie, l'attività sui social media e un'infarinatura su quello che può essere la promo commercializzazione che ogni impresa può fare e far da sé. Infine vorremmo sperimentare un sistema di monitoraggio dei dati per costruire, vorremmo usare una parola troppo grossa, un osservatorio per il turismo sostenibile e accessibile in montagna, osservatorio dal quale ci aspettiamo molto, nel senso che con questi dati si potranno poi migliorare quelli che sono e puntualizzare meglio gli investimenti e più che altro capirne i risultati.